Anche la Basilicata si impegna a favore di Sakineh Muhammad Yazdiani, la cittadina iraniana di 43 anni che rischia la pena di morte per adulterio. Il Consiglio regionale ha approvato infatti all'unanimità una mozione che impegna l'Assise e la Giunta regionale a sostenere l'azione diplomatica del Ministero degli Esteri italiano per sensibilizzare le autorità iraniane a sospendere definitivamente le condanne inflitte a Sakineh e tutte le iniziative già intraprese dalle organizzazioni di difesa dei diritti dell'uomo. Tramite il Ministero degli Esteri la mozione sarà trasmessa alle ambasciate della Repubblica Islamica dell'Iran e degli Stati Uniti in Italia. È importante per il Consiglio regionale perché ha tre intenti. Prima di tutto quello di contribuire a salvare una vita, e già questo è un grande valore. Secondo, annoverare il popolo lucano tra i popoli che si battono contro la pena di morte, al di là delle responsabilità dei singoli. E terzo, abbiamo voluto sottolineare che mentre ci occupiamo anche dei problemi generali, importanti, sociali, delle difficoltà che vive il popolo lucano, non possiamo perdere di vista i grandi temi che attengono ai principi della nostra Costituzione. Una mozione giusta, doverosa, e però al tempo di oggi anche un po' ipocrita, perché dobbiamo pensare alle dozzine di Sakineh che non hanno avuto questo clamore internazionale, che è stato ripreso solo perché offesa, voglio dire, una premier dame, e quindi come tale tutta la parte dell'indelinquenza, le grandi piazze europee, ma anche i radical chic hanno amplificato di molto questa vicenda. Purtroppo sui diritti in quella nazione, in quello Stato, bisogna fare molto, non bisogna dimenticare solo il caso Sakineh alle dozzine e dozzine di giovani che combattono contro quel regime.